Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Siamo nel discorso missionario del Vangelo di Matteo. Come abbiamo detto tante volte, il Vangelo di Matteo è strutturato su 5 grandi discorsi, come un nuovo Pentateuco, un nuovo libro della legge, e uno di questi discorsi, appunto al capitolo 10, è il discorso dove Matteo, mette insieme, assembla tutte le parole di Gesù sulla missione. La Chiesa, la comunità dei discepoli di Gesù, è, diciamo, sostanzialmente, essenzialmente missionaria. Il cristianesimo è missionario. Come diceva una grande donna cristiana, Madeleine del Brel, il cristiano o è missionario o è dimissionario, perché o hai il desiderio che anche altri incontrino il Signore, oppure vuol dire che la tua fede si è un po' spenta. E Gesù ha mandato i suoi discepoli, questo lo dicono tutti gli evangelisti, ha mandato i suoi discepoli in missione non solo dopo la Pasqua, ma anche prima, durante, diciamo, la vita terrena, quando ancora erano pieni di dubbi, erano pieni di domande, di cose non capite. E qui, nel brano del Vangelo di oggi, abbiamo proprio questo cuore con cui il discepolo è chiamato a partire, andare in missione. E il cuore che cos'è? È il cuore totalmente innamorato di Gesù. È un cuore che è stato rapito, come quello di Paolo, da Cristo. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Ma non è una questione di, come dire, che Gesù vuole sostituirsi ai nostri amori, ci mancherebbe. Non fa concorrenza, ma anzi, diciamo che l'amore di Cristo è come... diciamo, quando dicevano gli antichi, quando getti le pietre preziose nel miele, che brillano tutte di più. Ecco, l'amore di Cristo fa brillare di più, rende più belli, più puri, più grandi tutti i nostri amori. Ma dice una cosa Gesù importante: chi non prende la propria croce non mi segue. Ecco, prendere la propria croce non è soltanto, come spesso si è detto, sopportare pazientemente le sventure della vita. Quelle non sono prerogative di una vita cristiana, le sventure ce le hanno tutti, non solo i cristiani. Ma qual è la croce di cui ci parla Gesù, che è anche seguire Lui? È proprio questa. La croce è l'impegno, la fatica, il sacrificio di amare, di imparare ad amare come Lui ha amato. Questa è la vera missione. La vera missione dei cristiani è amare e imparare ad amare come Gesù. E imparare ad amare, cioè a donarsi come Gesù, è anche faticoso. È bello, è meraviglioso. Come dice Papa Francesco, complica meravigliosamente la vita, ma è questa è la croce, la fatica di decentrarsi da sé. E poi c'è anche però la risposta, l'accoglienza del missionario, dell'annuncio. Chi accoglie voi, accoglie me. Chi accoglie il missionario, chi accoglie il testimone, accoglie Cristo. E anche questo sarebbe un bel campo di riflessione.
come accogliamo la Chiesa, la comunità, questa comunità dei discepoli così ferita, così povera, perché noi siamo poveri, siamo feriti, siamo peccatori, eppure dentro questa comunità c'è Gesù che ama, che accarezza, che guarisce, che annuncia, che perdona, c'è Gesù dentro questa comunità. Accogliamo la Chiesa con le sue fatiche e le sue gioie, perché solo così anche noi, insieme alla comunità, potremo annunciare con la vita il suo Vangelo.